Ci prepariamo a dare avvio alla processione del Cristo morto. Vogliamo pregare il Signore meditando la sua passione, la sua morte che è preparazione alla risurrezione. Vogliamo pregare tutti insieme. Vogliamo chiedere perdono al Signore perché la sua morte è stata causata dagli uomini che non hanno compreso la sua venuta, la sua presenza, dagli uomini che lo hanno colpito. E noi desideriamo rivolgerci al Signore dicendo: Signore, ascolta e perdona. Che la nostra processione sia una processione in cui il Signore riscaldi il cuore, nonostante le temperature rigide di questa sera, e che il freddo che c'è fuori, il freddo atmosferico, venga vinto dal calore umano. Procedamos, andiamo. Sì. Usciamo che facciamo spazio, usciamo fuori. Cerchiamo di sgombrare il corridoio. Cerchiamo di sgombrare il corridoio. Usciamo dalla chiesa e prepariamoci alla processione. Si preparino i portatori. Ah, lasciatelo perdere sto ungente. Dai Franco, vallo a posare. I portatori si posizionino.
Giuseppe, faccio l'incantazione. No? Gianfranco, com'è? La chiesa la chiudiamo o rimane qualcuno? Ah, la chiude. Vabbè. Iniziamo con la processione. Ma che fai? Un partito, non partito? Che succede? Che succede? La banda perché sta suonando, ha suonato già. È certo che ha suonato. La banda perché suona. In piazza a che ora sei?